Purtroppo non accada, io continuo a battere su questo perché per me è una delle cose importanti, anche se ci vengono a dire che il calcio moderno non contempla più nel suo registro queste cose, ma per noi, secondo me, invece hanno ancora molta importanza. Quindi la colpa è di tutti, se c'è una colpa, perché mi sembra prematuro comunque parlare di colpe, perché so. Il fallimento non è ancora arrivato, il fallimento del non arrivare alla il fallimento è arrivato 5 anni fa, ecco. Grazie a un'altra persona, voglio dire, solo a una persona. È evidente che, se non si sale in Serie A quest'anno, sarà probabilmente un radicale cambiamento. Era per arrivare a sud e dire comunque cerchiamo di restare uniti e compatti. C'è una telefonata, mi dicono in linea, pronto? 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 Buonasera. Buonasera, ciao Carlo, sono Rodolfo da Torino. Ciao, benvenuto. Vai Rodolfo, dici la tua. Dunque, senti, io condivido in pieno quello che ha detto adesso il signor Ossola, che lo saluto. Buonasera. Perché se andiamo a vedere, sono passati 60 anni dalla tragedia di Superga e tutti penso che si ricordino la formazione del Torino. O cosa che adesso tutte le domeniche non sai chi gioca, non sai chi c'è. Se uno si ricorda la squadra del grande Torino, che era Baccigalupo, Ballarin, Maroso. Vai avanti, accelera. Ecco, adesso invece non sai, tutte le domeniche dici ma è un giocatore che è arrivato nuovo. Non intendi i nomi. E poi dice che quello che diceva prima il signor Gianmaria, che i passaggi sono sempre tutti in orizzontale e secondo me chi è che gioca bene, però quando arriva in area alle chop